Benvenuti in Radio Sport 24, speciale, uno speciale particolare perché presentiamo un libro, presentiamo Marco Rossano, scrittore, che ha scritto questo libro, ve lo facciamo vedere, Mondo Azzurro, storie di tifosi del Napoli in Europa. È anche un documentario, se così vogliamo, che si intitola con lo stesso nome, Mondo Azzurro. Allora, Marco, spiega un po' perché, come nasce questa idea di raccontare questo mondo azzurro, di che cosa parli? Sì, beh, io sono napoletano e vivo a Barcellona ormai da 10 anni e grazie insomma al Napoli e alle ultime stagioni del Napoli abbiamo anche all'estero ravvivato molto questa passione per la nostra squadra e ho avuto l'idea appunto di riprendere i tifosi del Napoli che vivono all'estero nei bar, nei ristoranti dove guardano le partite. E intervistarli insomma, per dare un po' l'idea di come vivono i napoletani, la loro napoletanità e la passione per il calcio in una città straniera. E quindi mantenendo comunque un fortissimo legame con la città di origine, attraverso poi il calcio. Allora, io mi soffermerei soprattutto su questo mondo azzurro, da un punto di vista proprio di racconto documentato, ecco, di che cosa parla e sostanzialmente come nasce questa idea. Sì. Allora, sia il documentario che il libro raccontano la stagione del Napoli 2011-2012, però descritta dalle parole e dalle immagini dei tifosi a Barcellona, dei tifosi a Parigi, dei tifosi... Ecco, qui dove siamo, ad esempio. Questa è per esempio è a Barcellona, è la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Questo è in un bar sulla Rambla, ed eravamo appunto una sessantina di tifosi del Napoli. Queste sono immagini che hai girato tu. Questi sì, perché poi il progetto si è sviluppato in varie fasi. Una prima fase erano appunto delle videoclip di 5-6 minuti che ho messo su YouTube e poi intanto scrivevo dei capitoli del libro e alla fine ho montato tutte queste videoclip insieme in un documentario che dura 63 minuti, inserendo anche poi le interviste ai personaggi più interessanti che ho incontrato durante quest'anno. Ecco, vediamo quali sono stati poi i viaggi da questa sfida, questa finale di Coppa Italia. Poi ci spostiamo con le immagini e andiamo a Chelsea-Napoli. È un'altra praticamente Sì, partita, però stregata per il Napoli. purtroppo sì. Lì siamo partiti da Parigi in treno sono tra i due fondatori del Napoli Club Paris Saint-Gennar, sì, Luca e Donatella. E da lì abbiamo preso il treno, siamo arrivati appunto sotto la Manica, siamo arrivati a Londra e quindi siamo vissuti poi tutta la giornata londinese insieme ai gruppi che venivano da Bruxelles, il gruppo da Madrid, il gruppo di Londra. Sono tutti i tifosi organizzati del Napoli che vivono all'estero, tutti i tifosi organizzati che vivono all'estero, Quante sono tappe dall'Italia. in tutto? Del documentario abbiamo fatto Barcellona, Parigi, Londra e Villarreal. Sono state queste le tappe principali. Loro, per esempio, quei due erano di Barcellona. Insomma, ci siamo ritrovati a Londra sperando, insomma. Questa invece, vediamo l'ultima clip, prego la regia ovviamente di mostrarcela, perché questa è un'altra clip, quella penso sia Sì. di Villarreal. Sì, questa è quella di Villarreal ed è probabilmente per quel che mi riguarda quella più bella, più interessante, perché abbiamo fatto appunto la trasferta in bus con insomma, anche persone che non si conoscevano e poi siamo andati a Villarreal a vincere e poi comunque abbiamo fatto un po' la storia calcistica del Napoli, no? Questo passaggio agli ottavi di Champions League mai raggiunti dal Napoli e l'abbiamo vissuto in prima persona, quindi poi anche ripreso è stato un bel viaggio, emozionante. Ecco, ci sono protagonisti, tutti i tifosi napoletani, ovviamente che vivono in Europa, sparsi in Esatto, Europa. esatto. Ed è questo quello che mi interessava, no? Raccontare la passione del Napoli vista dai napoletani che non sono più a Napoli, che però comunque continuano a mantenere quel forte legame con la città attraverso la squadra. Quindi a parlare di una napoletanità diversa. E quindi dalle immagini poi siamo passati alle parole scritte, quindi dal documentario, ecco, si è Esatto. trasformato poi così in un mondo azzurro scritto. Scritto, sì, su un altro linguaggio, oltre al punto linguaggio audiovisivo, linguaggio appunto più, diciamo, più tradizionale della scrittura, Che però ripercorre un po'. ripercorre, sì, anche se ci sono nel libro parlo di tutte le trasferte europee, di tutta la Champions League, e poi c'è un filo narrativo che è un po' la rivalità contro la Juventus. Quindi
quindi anche extra calcistica. Siamo abbastanza attuali. Siamo sì, fin troppo attuali. La sfida è praticamente alle porte. Alle porte, esatto. Quindi il libro parla appunto di questa rivalità. E poi c'è una frase che dice uno dei protagonisti del libro, se posso leggerla, che dice così: Napoli-Juventus non si può capire se non sei napoletano. È la lotta tra il bene e il male, tra gli Jedi e il lato oscuro della forza, tra Harry Potter e Voldemort, tra i Puffi e Gargamella, tra gli Hobbit e Sauron, tra Mazinga Z e il Dottor Inferno, tra Kenshiro e Raul, tra Ra e Anubi, tra la vita e la morte. Forse un giorno, mortali, capirete. Sono completamente insomma d'accordo. Però diciamolo ai nostri ascoltatori, sì, che Mondo Azzurro sarà ovviamente proposto in esclusiva Radio Sport 24, diviso praticamente in pillole, in tutte queste trasferte che hanno caratterizzato questo racconto. Quindi sì, complimenti innanzitutto, perché le idee autofinanziate, così se vogliamo, sì, nel senso, e comunque sacrificate da una passione soprattutto, sì, sicuramente vale la pena sempre raccontare. Sì. E poi raccontare, sì, appunto la vita insomma, di tanti napoletani che sono fuori, molti perché ci devono per viverci, per sopravvivenza, che non hanno trovato qui le possibilità lavorative e sono dovuti andare fuori, ma che comunque rimangono legatissime alla città. E poi comunque appunto vorrei ringraziare appunto Autoprodotto, sì, il documentario Autoprodotto, mentre invece il libro è stato pubblicato da Edizioni Eracle, che è conosciamo, sì, bene, una casa editrice napoletana, casa almeno editrice napoletana, insomma, giovane casa editrice, però sicuramente dall'avvenire assicurato. Quindi ti ringraziamo innanzitutto per aver presentato qui da noi questo libro. Grazie, e soprattutto questo documentario che rivedremo in pillole, e dunque ti ringraziamo per essere stato con noi a Radio Sport 24. Grazie.